2017 è stato un anno sicuramente positivo, con alti e bassi chiaramente all'interno dei segmenti sui quali noi operiamo, perché noi operiamo sia nelle superfici molto piccole che nelle superfici molto grandi, per cui il passaggio è stato, e la valutazione del business va letta, diciamo, sulle sfumature a seconda del business, però in generale è stato, devo dire, positivo. Il 2018 è, ritengo, altrettanto positivo, che prevediamo un trend di crescita importante attraverso, diciamo, una riorganizzazione della rete sulla quale sta lavorando, ma anche attraverso operazioni di crescita, di nuove aperture, ma anche di acquisizioni che oggi sul mercato si stanno operando. Abbiamo, diciamo, un focus particolare sulla parte del centro-nord e invece un'area di riorganizzazione più che altro per focalizzare meglio una specializzazione di vendita che, siccome siamo focalizzati sulle grandi superfici, sul centro-sud, stiamo cercando di lavorare per ottimizzare una proposizione di vendita più adatta alle esigenze di un mercato che oggi vede la grande superficie un po' in difficoltà. La crescita di sviluppo che verrà fatta sarà una crescita molto forte sulla parte delle superfici piccole, sulle quali è stata costituita una formula di grandissimo successo, idem per la parte, diciamo, dei discount, che stanno andando molto bene, che hanno una gestione molto molto positiva e molto attenta, e devo dire anche di forte crescita. La parte dei PAM sui quali noi oggi siamo concentrati, che vediamo qua, è altrettanto un'area di grande sviluppo, e la parte invece dei panorama, che è la parte delle superfici grandi, sarà un'area sulla quale lavoreremo per identificare un modello di vendita più adatto alle esigenze di un consumatore diverso. Stiamo lavorando su tradizione e innovazione. Per veicolare questo nuovo trend di innovazione abbiamo costituito all'interno dell'azienda il PAM Innovation Lab, che è un laboratorio interdisciplinare fatto da 20 persone che provengono da più settori all'interno dell'azienda e con i quali stiamo declinando alcune caratteristiche del digital futuro. Quello che noi vogliamo fare non è solo copiare le formule che oggi ci sono sul mercato internazionale, che oggi più o meno conosciamo e che sono quelle che oggi sui quali noi stiamo già lavorando, ma addirittura portare un contributo aggiuntivo, che è un contributo che ci permette di utilizzare proprio la cultura digital all'interno dell'azienda. E questo lo stiamo facendo attraverso proprio una infarinatura di digital in tutti i settori dell'azienda, che portino alla possibilità di crescere in maniera forte su un segmento che è quello della vendita via web, che ha dei consumatori totalmente diversi dal consumatore tradizionale.